Eccolo, signori, che dire? Guardate sto tryharder di Franco. Si è stuccato questa SBC e ci ha lasciato l'ultima da inviare. Ci concede l'on... Ma bravo! 85 gli chiede, 85 gli ha dato, 70 gli chiede, 70 gli ha dato. Bravo! Mamma mia, che giocatore Franco. Inviamo e vediamo come si presenta questo big boy. Mbappé, bottom. Però la carta è bella questo dettaglio giallino. Ligan, Uber Eats, che già io stasera non ho cenato, ma fa venire pure fame. L'unica cosa che non mi è chiara è che cosa fa. A me, signori, sembra che questo stia per fa... Zio, o no? Ho st'impressione, però va bene, probabilmente mi sbaglio, ma dicono che stia a fare il canestro, io. A me sembra. Comunque, grazie mille per i bits, Franco, gentilissimo. Vada, Mbappé. Sì, bellissimo, bellissimo, signori. La carta è veramente bella. Indipendentemente da quelle che saranno le sue performance in game, bella carta. Il resto già lo conosciamo. Maglia dei Kaiser Chiefs, tra l'altro, e go for it. Sprint boost. Bello, sì. Sì. Però qui, vabbè, ha tirato di sinistra, avrebbe dovuto segnare. Vabbè. No, voglio... Si sente. Sì. Se sente. Non è da pagarlo 2 milioni di... se sente. È più reattivo. Voi direte cosa se sente. È più reattivo. Tira proprio bene. Non so che differenza ci sia di tiro, ma questo tira delle belle catose. È simile Toti. Sprint... Minchia, che sprint boost, zio! Sinistro! E go for it, tiè! Mescola la merda, Mbappé, mescola! Sì, vedete, c'è stato pure un upgrade nel bicipite. Ve ne accorgete che hanno un bicipite nuovo più grosso per mescola meglio a merda? Provare stu sinistro... Minchia, nello stretto fa paura come reattività... No, è nata cosa. Paro Toti. Filtrante epico. Eh no, zio. SBC. Scatta. Bel movimento. Sì, ne ci mette il fisico qui. Bravo. E go for it. Una bestia su Mbappé. Aiù, ma vedete sta reattività ai kiss, cioè è un altro pianeta, proprio come si gira rispetto al base. Non scherzate, non è degno, ma che cazzo fai? Guarda che bello posizionamento. Guarda là, si vede proprio che è rotta sta carta. Cioè, a differenza di Mbappé, che adesso, se vedete, io me ne lamento sempre che è diventato un po' fracet, è come se avesse perso reattività. Questo qua, guardate, sembra Mbappé delle prime settimane di FIFA, Mbappé base, vuoi ricordare? Sprint boost? Aiù, chi stvola, cioè. Chi stvola? No, non c'è niente a che fare col base. È veramente esplosivo. Sembra Mbappé base del day one. E giocano sul fatto che comunque escono carte speciali. Di ogni... Madonna, avete visto che allungo? Con il mio Mbappé.
Questo qua, se te sprint boosti, mette la freccia e se ne va. Cioè, non è che c'è tanto da dire. Lo vedete? Lo vedete? E poi guardate che bicipite da mescolatore de merda. Un'altra marcia, vedete? Vedete? Quando parte, questo è veramente impressionante. È impressionante quando parte. Sprint boost. Madonna, Ayu si gira troppo bene. Si gira troppo bene. Troppo bene. Non si sente tutto sto boost. Guarda che roba. Io sono convinto che sono sti pot, ma perché anche l'anno scorso Neymar, quando lo provai, ah no, era da Mister Alec, mi sa. Quando lo provai dissi, ma chi sta in Neymar? Era incredibile. Porca troia. Affanculo. Salve Steph. Quindi, recap di questo Mbappé Potom. Che dire, una carta che appena uscì io... Sempre sconsigliato dal minuto 1 perché bisogna spenderci circa 2 milioni di SBC, che siano carte, che sia pagata sempre 2 milioni va partono. Perché? Perché va a ricoprire il ruolo di Neymar, quindi o se si vogliono far giocare insieme, a meno che non si mettono moduli strani, che ha difesa a 3 e con due esterni, o si fa giocare a lui o si fa giocare a Neymar a 10. E poi per me ha un costo eccessivo perché ci sono le altre versioni 91, insomma, non il Toti, non il base, le altre due versioni che ci sono, una è ATT, una è esterno, che secondo me sono molto sì, però non le ho provate, quindi non posso giudicare. Al di là del discorso convenienza che ognuno va a diciamo analizzare a seconda dei casi, io vi dirò come si comporta in game sto Mbappé. Le stats sono dei più 1, più 2 qua e là, che non lasciano pensare a chissà quale differenza. Invece io che uso il base ormai da 1000-1500 partite totali, perché ne comprai uno, poi mi uscì, c'è un abisso, cioè non mi chiedete perché. Anche l'anno scorso nei Marpottom c'era un abisso con le altre versioni. E anche in questo caso l'avete visto dal gameplay, una reattività pazzesca, un controllo palla clamoroso, vince un botto di rimpalli, sembra tirare anche più forte, sembra mantenere il solito problema di Mbappé, tra virgolette, che è quello che sì, ok, su 10 tiri un paio di volte sbaglia in maniera anche abbastanza goffa, occasionissima. Quello gliel'ho visto fare anche al Toti, però per il resto uno dei giocatori con il miglior sprint boost che abbia provato quest'anno. Quando si tira dritto per dritto si lasciano indietro i vari Varane, Gomez, eccetera eccetera, se si prende un po' di metri con una skill. Fortissimo a skillare, palla perennemente incollata ai piedi, vi girate in un niente da destra a sinistra, avanti e indietro. Pazzesco, pazzesco. Quindi, giocatore incredibile. Gli do come voto un 9, senza considerare quello che è il prezzo, ma come performance in game un 9 se lo merita tutto. E veramente esplosività incredibile. Conviene? Per me no, perché io sono sempre a favore di fare SBC costose di giocatori di cui non trovate versioni sul mercato, tipo i vari Firmino, Bender, eccetera eccetera. Voi direte sì, ma c'ho 1000.000 carte nel club. Sì zio, con le carte nel club usciranno tante altre SBC. Fai le SBC uniche nei loro generi, flashback, queste cose qua. Appena puoi ti compri
una delle altre versioni di Mbappé speciali, se proprio vuoi Mbappé speciale, che è vero, è più performante del base, ma comunque insomma poi ti stufi, lo vendi. Questo qui, come ogni carta in questo gioco, arriverà il momento in cui diventerà pure questo un po' più appesantito, eccetera eccetera, perché sappiamo che fa parte del ciclo di questo gioco. Quindi voto 9 perché è un giocatore pazzesco, da come avete visto, ma non lo sbloccherei sia per motivi di ruolo sia per un costo eccessivo per una carta non scambiabile. Se poi siete ricchissimi, cioè avete miliardi di carte nel club, in quel caso sbloccatevi. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questa review, fatemi sapere nei commenti quali sono i prossimi giocatori di cui volete vedere una review. Alla prossima!